schimpanzé. Benvenuti amici della Ferronospora nella nuova rubrica di Il Funky Taco fa i video in orario. Amici. Buon Natale, questo è lo speciale di Natale. Amici del galattoso. Sì, in ritardo. Amici del Rumeno. Ma meglio tardi che... Mouse. Esatto. Old. Texas Hold'em. Che rumore. Mentre degusteremo questo dessert rumeno, abbiamo cenato con un tezza vomito e un kebab buono. No, che vabbè, buono. E so poche, no. Il mio era proprio il rudo raccattato da per terra in una giornata di pioggia. Poche scoppie di su. Magari gli dava un cazzo. Maybe, se ti dà. E siamo in un video degustazione. No. Non è vero. Non è vero. È stato giusto spacchettamento gengive di tizio. Adesso... E niente, mentre degusteremo ci scambieremo i regali che ci siamo fatti a vicenda e cercheremo il biglietto d'oro di Willy Wonka. Come? Anche lì dentro? Allora, prima mangiamo prima il regalo, perché ho fatto... È tutto insieme, mangia, inizia. Ah, così. Adesso io distribuisco i miei. Questo la salute di non ho scritto per chi è, quindi sarà per Francesco. Che twist assurdo! Grazie, figliolo! Allora, apri subito, va bene, una alla volta. Va bene, una alla volta, così non roviniamo l'essenza. Esatto, questo... è un cane. È l'ennesimo coperto. Oh, 150 centimetri di puro cane. Cos'è? Wow, wow. Esploso. Bellissimo. No, sì. Cosa sta succedendo? Che buono. È una piadina! Certo! Oh, oh, bellissimo! Coperto più! Wow! È un cane! Cosa avevi detto? Lui ha detto un cane! Sei proprio un cane! Ma praticamente hanno fatto una foto alla scheda di mio nome! Ho inalato questo mentre ero in bocca sto morendo! Inala questo! Wow, wow! E allora tocca a me adesso! Piedina me! Però non darlo a me, facciamo un giro, esatto, un giro strano! Esatto. Cosa è scritto? Sarà ancora meglio. Devo tenere con esso. Niente. Che cazzo sono? Questo taraizio. Ehi. Bellissima. È bellissima la carta. Fai vedere la carta. Aspettate che... No, aspetta. Aspetta. Allora, fammela vedere dopo. Mezzo dentro... Oh, fuck. C'è sette McQueen. Cars motori. Ma questo è il Cars 3. Che io non l'ho visto. Adesso. Sono una brutta cosa. Un spoiler. C'è il nero che muore. No, ma non diciamo sul serio. Detroit di gomito. Allora, ragazzi, siamo qua. Taglialo! È morto, come dici. Quello è regalato. Beh, felice e basta. Sembra qualcosa di tessuto. Sembra un altro piedino. Non è tessuto. Probabilmente è malattia là dentro. Ah. Ho paura della consistenza, sembra una maschera, ma non per piedi questo. All'inizio sembrava di aver attaccato il manico dietro la schiena di Pocita, però non aveva senso. E sento la puzza di plastica che è ancora dentro. E nel poké. Ehi! Ma come? Ma allora ce l'ho azzeccato, beh, siamo sempre lì, alla fine... Plasticata. Ma bellissimo. Devi indossare la adesso li do, aspetta. E adesso voglio l'host. Quando divento nudo. Aspetta. Oh. Madonna! Mi ha arrivato a me fino a quando... Puzza di cazzo incredibile. Cos'è? È lo stesso odore del poké. E tu hai mangiato tutto, ma è più lungo il mio cazzo. Un bombero. Ma dove sono gli occhi? Ecco, la seconda di cadere. Sembra meno con i problemi. Non farlo, non so farlo. Mamma mia. Indossalo. Dobby flashback. Mamma mia. Sto prendendo di fare il cuore. È pesantissimo questo panettone. Buono, vero? Eccolo! Nell'arte è ancora. Che sembra un girati di 90 gradi.
Io gli darò dei rumori di trapani. Oh. Trapani. Bellissimo. Bellissimo. E adesso me ne terrò in testa così. Lo darò a Prozzi. Sono i profilati. Così ti diverti a Capodanno. E adesso ovviamente assaggerò anch'io questo fantastico pantone. Ho capito pantone. Puoi andare a ecco, pantone. Secondo me sono 150 Pokémon di AliExpress. Cos'è? Invece no. Ma è assurdo sto regalo. Madonna! Madonna! Ma che cazzo dici? Dov'è la carta Angolo? Quel dito mongolo un po' difficile da sì. Cos'è l'altra mano? Ma questo che cazzo se lo ricordo? Grandissimo Basham! Dillo, dillo fa spiegare, non si capisce comunque. Allora, sono ricordi d'infanzia, sono carte del wrestling. Il primo è un morto. Il secondo è ancora vivo purtroppo, e il terzo si droga, e il quarto è bianco anche lui, questo non so che fine abbia fatto, questo non so neanche che esistesse, questo è gay, questo è vivo, questo non... è sempre quello che non so chi sia. Le donne hanno ancora lo stesso odore di quando ero piccolo. Voglio vedere, passa il fumo. Proprio dica te. È proprio l'odore di quelle cose, assurdo. L'anno in cazzo 2003. Senti. È proprio l'odore di me lo ricordo da quelli di Dragon Ball, che sono l'unica cosa. È bellissimo! Quella madonna che ricordo, anche lo sfondo di Ren. Tutti di i flocco! Madonna! E oh, le tettonazze troiazze! Ehi! Ai tempi non pregava nessuno, donna... quindi le svestivano. Come è giusto che sia, putta! E le missili o grasso depresso. Guarda questo che fa, minchia, vettoso! Che nunzio! No, questo è nerissimo, guarda è quel tipo... ma è assurdo, ma poi ci sono anche quelle che... Wow, mi mette il cazzo in faccia! Ci sono anche quelle che fanno le rosse! Mi viene a scopare la mano! Questo invece gli fa male il pancreas! Mi fa male il pancreas! Madonna, Steven Richards, come non ricordarsi di come è nato Capitan America. Madonna, ma... Quello è un supermercato. Che se sbagli lato fa subito... Anche questo... è la terra, ma lo sto guardando. Vedete la telecamera? Non posso, sono registrato. Me lo faremo vedere in post-produzione. Bellissimo. Non è vero. Sì, ma questo è un migliaia di e mezzo di euro, spero. 8 euro a bustini. Madonna. Non è vero. Minchia, questo è quello che avevo trovato per terra in una casa abbandonata. È quello, infatti. Sì. Solo quella. L'ho trovato in una casa abbandonata quella, però molto più marcia la situazione. Comunque questo panettone senza da bere si muore. Non so perché hai portato via da bere. Si sta mettendo 6 anni a guardare il mio regalo, ma perché è troppo bello. Vabbè, ma guardalo tutto. Anche perché è l'unico regalo serio, probabilmente, oppure lui ha fatto solo regali seri. No, io ho fatto un regalo mezzo serio. Lo spazio sulla memoria, cioè. I tuoi regali non sono seri da parte mia. Adesso vedi che non sta registrando. Il mio e il tuo invece è l'unico regalo serio. Tra controlli si sta ancora registrando. Bastardi! Ti giuro, ma sono bellissime. Saluta. Wow. No, non sta registrando. Ma non è quello che ti dice, sta registrando. Adesso sta registrando. Guarda, famosissimo, sento. Sì. Ma che cazzo? Sento. Che sei un cazzo. Ma sei l'acqua. Bellissimo, ti giuro. Domenico quando verrà a casa mia, cioè, nel momento dell'anno prossimo sicuramente lo darà delle carte da questo, non sono convinto. Cioè, affanculo Domenico. Avanti. Ma poi com'è che si gioca? Nessuno non si gioca, sono un collezionario. No. Ma non si gioca, ma sì, cioè... È il momento, dopo si fa una partita. Cioè... Allora, avete fatto un regalo a testa? Sì. E tu? Un regalo, tu due? Due a testa. In realtà sono due miei funi. Il loro okay, sono due. Ah, ok. I loro sono due. Questo non mi ricordo se... Vabbè.
Ho visto qualcosa di morbido. Ma è cock. Non capisco cos'è ancora. C'è la taglia giusta? No. Ok, sembrava una roba super sintetica e schifosa. E invece lo è. No, lo è, ma non è super schifosa. Cioè, non è l'odore di fogna di Pietro Paolo. Non ci bambini. È quello di Zack e Cody, il maggiordomo. No, non di Zack e Cody, di... Come cazzo si chiama? Ma non è qui, non è qui. No, è quello di... Come si chiama? È quello di... Io non l'ho mai visto. Il principe di Bel-Air. È il maggiordomo del principe di Bel-Air, non mi ricordo come si chiama. No, è lei. Ma come? È lui o no? Non mi ricordo, penso di... Comunque, adesso non è la taglia, non è giusto, un cazzo, è arrivato da bambini. Non so, mangio i bambini. Cosa? Sì. Mangio i bambini, taglia per bambini. Beh, la situazione potrebbe essere stretto qua, ma per il resto lungo... No, perché io sono lungo 8 km nel fondo. Ammazzi, lo prova. Però sono una foto di Tinder. Sembrano i rivoli. Sembrano i rivoli. I rivoli di ciccia, che cazzo. Mi tolgo il volto. La faccia al pronto in modo muoio. Cioè, poi io prendo fuoco muoio. Se riesci a starti così, vuol dire che anche senza vestiti ti sta meglio. È vero. Muori o no. E domani. La prossima ti sta ancora meglio. No, perché mi da togliere. No, non lo togliere. Ce l'ho fatta. Non è vero. Buon compleanno. Ehi. Quanto duro. È il mio garoc. Oh. Come questa è il regalo serio, purtroppo. No, no. Però questo è un candelotto di dinamite. È un altro... Ma è serio? O è un dildo, o è... Lo vecchio di Van Gogh. Mi chiama? Cioè, è lungo! È degli anni, si allunga. Ho fatto il contorno. È un vecchio di Luffy. Lo vecchio di mia mamma. Oh. Cos'è? Anch'io gli orecchietti. Ehi, ma è quello che non ti ho regalato io. Oh fuck. Cos'è? È roba per il PC. Un tappetino per il PC, ma tastiera mouse con l'onda di Hokusai. E volevo, e volete sapere una cosa? Volete sapere una cosa? Adesso vi faccio vedere. Senza neanche fare la posta. Si è venuta come esplosione. Anche di ho perso tutto. Aprilo. Che cazzo stai facendo? Ho due cazzi diversi. Hai due cazzi diversi. Meno male. Ma bellissimo. Ne sono due che troppo piccolo. Anche con uno, fai un altro. Aprilo che sono quello. 800 cazzo. Per uno. Ho detto, a te piace Hokusai, a te piace la figa, non c'entra un cazzo, gli regaliamo un tappetino per il pubblico. Aspetta, aspetta. Pegasus, tira fuori la nuova carta. Dal buco del cazzo. Wow, che misterio. Non riesco. Fa lo scotto ai lati, è indicappato di forma. C'è il coltello, già me. È morto. C'è il coltello. Non c'è più. Ecco. Vai, qua. Perché la senti? Oh, 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 oh. Facciamo il passaggio di lì. No, 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 tieni le carte, braccia. Tanto sono presenti che 6 anni per arrivare fino a... Sono più veloce io, ma fammi vedere. Non è che c'è l'acqua e basta. Quanto è che ho fatto uno shake? Che favola di Marco così. Dio Mariano. Oh, ma... Anini Babaduga, Anini Nabia! Si spezza di verso di me. Mi spezzo il capotosso. Si stacca la lama dal manico. Può essere. Mi cago addosso. Due ore per aprire. No. Aia! Vabbè! Si è scocchiato tutti i regali. Ma che è possibile per la stessa okay. Che duro! Ah! Wow, wow! Io adesso lo tiro fuori. E poi chi lo mette dentro? Tua mamma. Oh, io! Puoi provarlo di là nel cameriere, non si vuole. Davvero? No. Okay. Eccolo! Wow, wow, wow! Ma è enorme! Pazzo assurdo! Sta per camera di Kung Fu Panda! Abbiamo un scopo. Sembra bello. Sembra. Ma è sporco qua? No, è proprio bello.
Aiuto. Oh, 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 ce l'ho fatta. Prozio gameplay. Prozio Lord, prozio gameplay. Sbaglia più preciso. Dottor Scott. Non è il mio secondo. Ehi, era il regalo. Oh, c'è qualcosa, qualcosa di morbido ma duro allo stesso tempo, non so come funziona. Ma quanti capelli qua dentro allora? Non sono i capelli, sono i robi del... Ah, c'è Zanelli. Sì. Ah. Ehi, gratta e vinci, già grattato con 5 milioni di euro vinti. So. Ti immagini? Una coperta di... Cos'è? 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 È un orologio! Non funziona! Wow. Ecco quelli di quel piccare. Eccolo. L'orologio. La corda. Come avete potuto constatare. Belli. Che praticamente c'è Goku che si trasforma, diventa Super Saiyan 3, poi diventa Vegeta, poi diventa Neko. Ma la cosa che fa ridere è che c'è l'icona di Dragon Ball. Eh beh sì. Cioè, ma questo è Z. Ma è già di solito per uno, davvero. Vediamo se funziona. Sono rimasti dietro. Game no, che non c'è la pira probabilmente. Bellissimo comunque. Ma questa è una cintura, non ho capito. Una cintura qua. Una cintura? Lì la cintura. Elastica. Elastica come? Sì, assolutamente. A lui cosa? Vabbè, no, che me sta. No, l'ho visto neanche. No, per quanto è diventato magro sta a te. Ne sì, avrai bisogno. La cintura inutilità dice no, puoi usarla per strozzare le puttane quando le scopri. Vai. Non c'è scritto con te la lunga. Che le strozzo. Oh, quella si è rotta. Che mezzo di spalle. Ah, meno male. Ma sai che non mi la scopa da solo. Grazie signore. Grazie signore, però come... Perché ho sempre problemi con gli orologi? Come cazzo funziona? Oh, bro. Sì. Lato positivo. Eccolo. Non si toglie più. No, assolutamente. Vado a trito da solo. Se prendi Makima che ti tiene da dietro quando sei la testa di Jason Man, ti copri, perfetto. Puttana di merda. Scemo coglione. Ando in panico perché non riuscì più. Sono affogato. C'è l'ora di tirare fuori il regalo per Luca, un flessibile. Benissimo, perché rischi in te di andare. Ma c'hai i capelli da fare? Non lo vedo senza cuffia da 8 vero, mesi. Cazzo! Perché poi, ma che cazzo succede? Perché poi più la tiri su e più lo vanno via. Esatto. Ma puoi stringerlo anche? Boh. Stringilo. Ma è successo? Ma infatti non lo vedevo senza cuffia da 8 mesi, ti giuro. Cioè da quando è andato. Ma cosa che io non sono operato? Sono un coglione. Beh, se ti è piatto come ma dovrebbe essere sì. Ma come? Aspetta un attimo. Fare il cosplay di Kree. Puoi fare il cosplay del bambino col pigiama a righe se ti spara in ginocchio. Aia. Ricordatevi, i bambini, mai è giusto, la frutta quando è parlato. Ah, soprattutto se sei in un campo di bombe. La fascia del... dell'Uruguay. Sì. E poi come ci blocca? Ci blocca. Con te. Devi sparare. Andiamo, so già nel cuore. Cos'è successo alla fronte che per un attimo sei diventato Palpatine, scusa? Hai visto? Dov'è? Chi sei tu? Incredibilmente. Quanto è pesante questo oggetto. Sono, sono tutti i miei sogni e le speranze da dentro. Sono delle altre carte. Sono delle altre carte di... Ti giuro che se sono altre carte di wrestling non mi si può rinunciare da sotto. Devi farlo perché c'è una alta probabilità. Assolutamente. Ehi! Ehi! È sempre del wrestling! Possiamo giocare uno e a wrestling generico gioco insieme. Una nuova regola come puoi vedere. Da davanti. Tonight's main event in this WWE version of Uno for Survivor with the legendary showdown with the locked up rule and don't forget to yell Uno before the match is done. Grazie. Quando ti riesci con la gatta devi fare una mossa di wrestling sul tavolo là. Guarda che c'è dietro. C'è scritto che cazzo di mossa è quella nuova. Infatti ce l'hai bene. Ha uno special rule. Sarò. Ecco. Ma guarda te ben grosso. L'assassino. Ma è tua madre. Che pesante. Che sono due problemi? Ma questo è Seth Rollins. Non è Gigi Proietti. È lui.
E il tuo disegno di adesso facciamo un gioco con Deuterio. Deve scorrere tra tutte le carte e trovare se trova. Guarda che sono migliorato. Vedi che non l'hanno messo qua. Che inculato. Può essere. Dottor famoso. Vedi che hanno 10. Hanno 10. Lock that card. When you play this card, choose one other player and then the two of you are locked in. Potrebbe essere il 7. Perché è un Seth Rollins. Che geniata! My shit, God! Perché il 7. When you play this card, choose another player and then the two of you are locked into a battle and only the one will survive. Prima i due giocatori devono scegliere una carta con il numero più alto della loro mano. È molto resistente, sono andato tutta coppia. Poi i giocatori devono rivelare le carte. Non so, mi sa che c'è scritto sotto, ma chiara, la carta più bassa deve prendersi tutte le carte giocate in mano. Questa carta è ancora wild card, quindi il giocatore ma c'è anche la pingas le carte da fare, allora, e poi incura tutti. Non capita niente. Praticamente c'è la carta in cui ti devi picchiare con l'avversario. Questa. E chi c'ha la carta, uno c'ha una carta in mano, John Cena, poi la devi giocare e chi ha il livello più basso ha perso. Però se uno gioca 1 e 1 non ti spiega chi è che c'è il livello più basso. Quindi aggiungerà l'unicità un gioco random? Sì. Bello! Ma fisicamente devi menare. Che cazzo è questo? Asuka. Quella di Evangelion. Sì. Ma c'è... Sasha Banks, Bray Wyatt. Charlotte Flair. Quello con le mosse John Cena. Alexa Bliss ci sborrerà in faccia. Seth Rollins, Kofi Kingston. Xavier Woods. Kevin Owens. Di proprio le stesse che si ripete. Un German Suplex a Luke Harper. Cesaro che manda a fare il culo. Mi sta dicendo mi hai tagliato la strada, ma più due mia. Coglione, questo che sta per morire, taglia. E poi c'è quella proplessa che mi guarda male, non vedo l'ora di giocare ad uno con voi. Non succederà mai. Non succederà perché l'ultimo mio regalo è una bomba fumogena. Gas lacrimogena nucleare. Tutti duri zitti. È il video più lungo, non bisogna ci mettessimo così tanto. Non ho voglia di editare. Ma tu lascialo così, tanto anche editato lo guardiamo solo noi. Fair. Spero che sia un'altra maschera di Chainsaw. Ti immagini? Sì e no. Più che altro. Sì. No. Ci sono delle graffette oggi che mi fai mai chiesto. Perdi un pezzo del pollice. Ma uno? Sì, sì. La maschera di Mattia. Ah no, è il twist. Ecco! È il pollo di cock. Ma c'è inizio un cock? Davvero questo è un puzzo di plastica? È forse fatto un po'. Caldissimo. Ma è bellissimo! Signori! Ma è il nuovo wrestler! Infatti. Aspetta, è bellissima! No, tieni caldissimo, tra 3 secondi sarai bollente. Metti la dritta, sta cresta. È bellissimo. Abbassa la cresta, ciccio. Hai cagato il cremisi? No. No, niente. Ah, sì, boll. Aspetta. Vai, rotto il camerino. È morto. Lì c'è il camerino. Qui c'era qualcosa che era mio già in origine, però. Che? Il calcolo renale? Mio, intendo, ok. Sì, in effetti, senti, scuoti? Ci sono i calcoli renali. Sono sassi, raga. Wow. Non mi aspettavo niente di bene. Inizio di sassi è una loro computer. Altri peli? Lì dentro. C'è un meme ormai morto. C'era un gatto dentro quella cosa. Io sono cappello male. Sassi. Bellissimo. Prossima live. Esatto. Quelli di Omigo. Vai. A me lo scaldo proprio. Ma ci ho provato mezza seconda, a parte che non mi è. Ma lo scaldo da mia figa. Porca mia! Sono con te! Cos'è? Sono questi Digimon? Wow. Sono i sassi di Digimon? Sono i sassi dei Digimon? Minchia, ma è un ricordo assurdo questo. Minchia, ma sono Billy di Digimon! Di più? Devi trovare Seth Rollins. Non pensavo esistesse una roba simile prima di tutto. Invece esiste. So perché poi è pieno metà. Mangiami uno. Ma si mangia, sembra davvero che si mangia. No, si mangia, secondo te. Peccato. Secondo te non ci ha provato?
Peccato, non parlo nel camerino di prova. Perché c'è un coso di Pokémon negro? E poi c'è l'orologio. Ecco lì. Ehi, l'orologio. È l'orologio di Pokémon. Stiamo a combattere adesso. Della parvola. No. Come la parvola? Della parvola, davvero? Non c'è scritto. No, sì, sì, c'è scritto qua, parla. Eccolo. Allora si completa, sei intollerante alla cosa. Ma con questo ci vado al lavoro e non scherzo. Ma sai che c'è la macchina? Ma se accende quello almeno? Ma se funziona? Ma questo chi cazzo è? No, come fai a non ricordarti di questo? Ci metto la batteria a chi è? Una scimmia, quel cazzo... Etemon, uno dei primi cattivi che è un coglione musicista, una scimmia musicista. Ma c'ha un cazzo prensile, cosa sai, ma? C'ha un cazzo prensile, cos'è questa scimmia qua che c'è attaccata? A parte che è un pacco enorme, però vicino mi sa che è tipo un borsello attaccato al corpo. Che non ha senso. Calabrese, l'ha messo con le puntine. Ma è appiccicosissimo! Che merda. Adesso ce l'avevo io. Cazzo, è il pote che ho mangiato stamattina. Stamattina che hai mangiato? Stasera. Sarò con te. Adesso ti ho detto conto che ci spalle. È bellissimo. Era lo stesso tempo. Adesso più piace. Che bello! Ha dato Pikachu hashtag 25, quindi cosa c'è? Un orologio per ogni Pokémon? O c'era solo tipo un tot? 25 no, non lo so. Casa del mio cugino. Aspetta, cerchiamolo. Come? Dove cazzo? Cosa? Casa del mio cugino, questo è incredibile. La radio, questo. Allora, abbiamo Wizardmon che muore. Wargreymon che muore, bellissimo. Che lo prende in culo. Il mio preferito. Kabuterimon. Un grande. Bellissimo. Mio padre proprio. Totale. Magnangemon. Magnani? Magnangemon che compare una volta in 8 stagioni. Che è Patamon over over, è Angemon più forte. Bello da dire. Poyomon, bello. Oh, che è la premonizione di uno dei principali comunque. Eccolo. Vamon, la balena, che muore. No! Muoiono tutti nella prima stagione. Meramon. Un po' tutti. Penso muoia. Ti giuro, ma non me lo ricordo. Eccolo. Piximon è un coglione. Bellissimo. Sì. Etemon è un coglione. Bellissimo. Uno dei primi villain. E Piedmon, cazzo, uno dei quattro generali che è del cazzo della prima stagione. Forte del dio. Morti tutti. Sì, lui è morto anche lui perché è un villain. Belli del senso. E sopra Motimon e Izzy che sono... Il personaggio perfetto della prima stagione. Sì. Passa solo. Perché lui è quello che c'ha il coleottero, avrebbe bisogno di questo. Il colesterolo. Ma lui non è quello. Che schifo. Comunque non ha senso perché io non ho ancora dato un regalo a lui. Che in stai... tutto questo. Ma infatti... manca l'ultimo giro dove io devo darlo a te. Ehi. Sarò con te. Ma devi tornare. Quelle qua prima con questo non è possibile. Ah, è una maschera piadina di biglie. Come? Fai piatto. Con l'orologio dei, del pollo. Un'altra roba del wrestling. È un video. Cos'è? È inculato Tommy. Ha detto Tommy. È un pacco di vestitori in posta. Questo l'ha preso e l'ha messo nel pacchetto. Magari ha detto c'è un mattone. Ci serve il coltello in culo. Oh, aspetta. No, ma forse. Invece no. No, non serve. Non serve. Attenzione, attenzione, attenzione. Non serve! Quanta cazzo di roba! Era così, eh! Sei ore proprio. Cos'è? Meg Griffin, cos'è? No, perché magari mi tralascio da... No. Guardava di culo. Ah, c'è scorreggiato dentro. Non male. No, è vero. Oh, Muffin! Ah, Meg... Maggie... Ma... Ah, perché è il muffin di... Coso... No, no. Mag significa tazza. Adesso cade su blog. Speriamo. Me lo dico. Sei il prozio migliore del mondo. Davvero? Devi iscriversi al suo. No, perché sarebbe il prozio. Esattamente. Però per noi è il prozio. Perfetto. E dietro? E il nulla. Allora è il doppio. Ma è bellissimo, cioè, è la cosa più intelligente. No, che non so se fare. Bevi qualcosa, te, caffè da 8 kg come gli americani. No, lo faccio come gli americani. Ci bevo caffè di... non è vero. Vabbè, nel caso tienilo al massimo in dispenso. Basta, like così. American. No, lo tengo tantissimo, figa, me lo metto nel culo. No, intendo anche se non lo usi. Lo metto nel culo di base. Questo per loro deve essere l'ultimo. Quindi questo sarà il primo.
Cos'è? Allora è perché quello è quello piccolo e questo è quello grosso. Oh, madonna. In verità sono del sacco nero. Ma qual è la sorpresa? La sorpresa l'ha scattata. Ho paura di rompere. Non puoi aprire. Non si può. Cos'hai il coltello? Ho ciò non tagliati la tovaglia. Infatti. Mi cazzo io se lo fai. Tanto non è mia. Te li prendo da fuori. Vero. Damn fuck. Non si è fatto catarrissimo. Un buffo. Controlli se sta registrando. Non penso proprio. Va bene. Cos'è? C'era qualcosa ai bordi, l'ho tagliato. Un pacchetto di cocaina, cos'è? Sì. E lasci. Ho rotto qualcosa probabilmente. Sì, non ne ho rotto niente, c'è un po' di pulluribol. Oh! Che cazzo è? Cos'è? Una biglia. Cos'è? È dentro, è dentro. Ho usato molto scotch per fare tutto questo. Hai fatto bene. Cos'è cazzo? Dai che la vita. No. Cos'è? Ferma po'. Ferma po'. È la spilla più bella del mondo quella. No, forse ho capito! FBI è quello lì! Non ce la farei mai ad aprire! Eccolo! Di chi è? Di chi è? Di chi è? Cos'è? Lo conosci il Simpson? Sì! FBI. È bellissimo! Esiste davvero! Non me la ricordo che... è quello di X-Files! Oh mio Dio, l'FBI ha portato via un'orca dal bagno. E arriva la porta così e si vede questo. Bellissimo. Madonna. Mettete il come lo metti? Quindi quella è la spilla più grande. La stessa cosa identica ma grossa così. Oh, madonna. Come funziona? Come funziona le spille? Vedete qua. Aspetta. Adesso si spilla. Scusa, il capezzo. Questo. Bellissimo. Porco Dio, ma no, caso sei pieno di peli di cazzo. Sì. FBI. Sono agente dell'FBI. Sono questo. E questo qua è la piadina. Non si apre. Okay. Non si apre. Eccolo, adesso si apre. Non si vedrà mai. Fastidio che si apre. È minuscolo. Ma chi tocca adesso? Ma voi avete finito di dare regali? Io sì. No. Io ne avevo uno a testa. No, questo è quello serio per te. Credo. Questo è niente di speciale. Tanto l'unico. Questo qua è il gioco della Play. Che cazzo è? La videocassetta della Mummia 2. Ah, bello del video. Vabbè, dai, c'è colpi di me. Non è come fuori. Penso che non mi darà scorpione 2, quello sì che mi avete perso. Cos'è? È quello di 8 euro! Sì. Ma dai, ma che cazzo? Incredibile. No. Ma come? Sì. Questa 8 euro. Giù. Io ho comprato 5 ma Pokémon diamante 5? Di Nintendo DS ho comprato un'altra 59 euro Pokémon bianco a 100 euro su Amazon ce l'ho andato a vedere l'altra volta 35 euro hai visto non più non mi hai finito di dare regali giusto? Veramente Pokémon Pokémon smeraldo no. 300 euro per ah sì quindi io devo dare un'altra cosa a qualcuno così quello lì che ha finito la faccenda tocca un altro mi sono del cazzo tu te ne hai ancora da dare? No allora adesso io lo do a lui non so cosa dire sei ancora? No. Ah, okay. Non so cosa dire. Devi dire. Madonna. Ma secondo me è tipo un sasso di trebbia. Ma ce l'avevi quello? No. Un preservativo usato duro. Sono delle ciabatte. Queste sono le ciabatte di cucita. Sono bellissime. Come è uscito bene? Eccole! Sono state le ciabatte! Non sono ciabatte! Sono bellissime! Ma sono durissime! Non c'è ciabatte fuori di me! Quando vai in piscina con me? Vai in piscina! Un pericolo! Ocean Man! Take me to the... Ci vuoi mettere il cazzo? Ci puoi anche piccare il cazzo? Eccolo! Ci vai all'acquario con questo? Inquadratura, facciamo no, vedere. Non si vede. Vediamo, resta lì. Sali sulla sedia. Sì. Cazzo, ma no, girano giù. Ah no, beh, però non si deve lasciare. Metti, alza. Sali sulla sedia.
Si vede adesso. Si vede? Sì. Sono bellissimo. Ma sono assurdo quel pavimento. Assurdo. Adesso sì che mi piace. Limona. Limona al pesce. Limona al pesce. Bellissimo. Ma sono anche comoda, sinceramente. No, no, davvero. Ti sicuro meglio dell'intradito. Ti spiace fortissimo. Oh, sì. Sai cosa ho detto? Ho detto... Devo prendermi delle nuove Crocs, perché uso sempre le Crocs a casa. Ho detto, non mi è mai venuto in mente di andare a prendere, e da oggi sono queste. Ma sì, non sto scherzando. Tocca a me, no? Io mi immagino i tuoi che ti vedono così. Ma cosa sono quelle? Sono delle ciabatte. E ti credo. Oh, madonna. Che cazzo? Posso tirare un pugno? Sì. Fate di vedere. Ti sei cagato addosso male quando l'ho detto, immagino. Devo in realtà li comprate adesso, sì, dopo che l'ho detto. Invece sono regali, li ho già visti quelli da parte sua per voi. Gli altri, voi, tu, cazzo di pronomi. Dei. Perché tu non mi hai detto? Mi hai detto... No, adesso ho detto, sono dei ciabatte di cucina, a te. Quando hai detto sono ciabatte, tastando. Hai ragione, Fabio. Ok, la taglia più piccola che aveva. Ma bellissimo. 57, può essere. Can I fuck these shoes? Oh! Andiamo se dietro. Il culo? Già! Sono grassissimi! Ehi, non sono grassissimi, sono soffici. La schiena di cinghiale. Perché i regali sono ciabatte, ciabatte, wrestling, wrestling? Che cazzo di pattern è? Maschera? Maschera? No, no, da prima devo dare su. Io avevo delle ciabatte di Scooby-Doo. Sono qualcosa di... Figa, adesso non ho più freddo quando vengo a casa tua. Hai visto? Riportale, sì. Le lasci qui. Sono bellissimo. No, no, c'è la lama che si è pigliata nella sedia. Ma mi stanno bene? No, sono comodissime e mi stanno. Buono. Ti giuro. Era tipo 31 la data. Ma io porto 33, sì, perché un po' di spazio c'è dietro, ma alla fine c'è... Cioè, ah, sì, lo metti in avanti. Ah, non sarà mai dietro, non vedo l'ora di scoprire. C'è scritto un'altra cosa tipo, uccido i bambini mentre mi scopo le nonne. Ovviamente non pensiamo queste cose. Quanto cazzo è grande! Cos'è? Cos'è scritto? È sfossito. Indossa. Adesso. Ma... La madonna, sa di acrilico in maniera... L'odore di acquaraggia. Cazzo, ma questa va tutta l'Africa. Sì, ma questa è fatta bene, più che altro. Questa è... C'è di vinavi. Ma questa è per 10 domenico. Ma fa il culo domenico. Cos'è questa qua? 10... 7 x Ah. Allora, dormo con le ciabatte di... Sorry, but... Pocitas ciabatte and... Sei spassito, stays on during sex. Questo lo fare il cosplay di Grammy Tunus. Praticamente. È qualcosa di incredibile. Sì, no? Comunque c'era anche di altri Pokémon. Peter Griffin Pokémon. Che Pokémon? Dell'orologio. Ah, ok. Auto, che Pokémon? Griffin e Garfield. Pokémon segreto. Il mio Pokémon. Ed è spassito. Già sporco. Aspetta. Oh, oh, oh. Ho finito la carta dei gatti. Everything will be alright. Cos'è? Fatta io della frase, ho finito la carta dei gatti. E girato. La gira dietro, c'è scritto qualcosa di cazzo. Ah, perché la carta regalo di cazzo. Ma hai fatto da Dio la maglietta? Gina? No, Dio bravo. Dio bravo. Esatto. Come cazzo siete stati in 20 euro con tutta sta roba? E questo è bello. Non li sta mai. Ci siamo messi tutti il budget di 20 euro per ciascuno. Chi è? DJ Simpson, The Glowdown. The Glowdown Fit. Prende fuoco. Fallo vedere. Sì, sì.
Ogni riferimento puramente casuale. Probabilmente non gli sta proprio. È il momento di mettere. Vai, vai dai camerini. Questo è l'ultimo regalo. Oh madonna! Hai visto ancora? Madonna! Esattamente. È la prima bandiera della Romania. La prima bandiera della... Come è possibile? Non è possibile, un'altra coperta che è ancora 2 metri. Madonna! Ma l'hai trovata a 2 metri? Avevo anche trovato un ombrello da 1,90. Ti damola, vedi, io farò vedere con te. Il mio è 1,50 m, comunque, non è... Di cazzo. Ma non lo sapevate, no? No. Coincidenza incredibile. Altre due coperte da mettere... Cos'è altre coperte da metterti alla collezione? No, di però è diverso il disegno. Sì, è vero. È vero, questo è tipo più smorto. È perché la mia è più... Questa è più cotta. La mia è cruda, la mia è Bubba Crab. Esatto. Cos'è anche questo? Ancora? Te lo regali testa. Ma pensavo fosse... Cosa ho ricevuto da te? Sì, che cucino. Ci sta? Vedi che sei dimagrito rispetto al 2015. È lì del 2015. Drip, drip, drip. Oh! Drip kangaroo. Pacco bomba? Sì, è quello che dicevi, no, fumaggio. Ho capito! Giochi di merda con gli anellini che devi pushare e metterli. Che merda, figa, ce l'avevo un sacco quando ero piccolo. Ma soprattutto quanti sono? Una testa. Questo non lo conosco. Come una testa. Pensavo fossero 2, invece sono 4. E allora una testa. È quello che devi premere fa. Ah, sì. Ah, ma devi metterci qualcosa dentro. Ma quello è diverso. Ah, devi metterci l'acqua dentro. Se quel basket e quello lì è. E questo è premi sal, metti l'anellino. Vabbè, mi sei incastrato l'anello campione. Bellissimo, li riempi d'acqua. Di sport. E poi ci giochi per. Basketball game. Cazzo, gioco dell'anno, raga. Ages free up. Io mi prendo il basket, quindi il basket. Tu lo sai più, il fino a 5. Cosa vuoi? Il basket o gli anelli? Ah, perché hai preso anche tu? Non c'è niente perché c'è tutti i prossimi. Sono rimasti questi. Ah, c'è il galeno io. C'è slam dunk? Dimmi. Ovviamente. Invece c'ho un po' che non dirlo alla mia ragazza. Che merda. Quindi, amici del mondo, riempi d'acqua e poi prendiamo. Auguriamo un buon Natale 2023. Aspetta, mi passi lo zaino dietro. Ah, pensavo, mi sa che passi lo zucchero. There's more! Oh! Objection! Domenico! From Puglia! Sends gifts to everyone! Wow. Surprise, ma guys! Pazzo assurdo! È via di casa ma mia. Come? Questo è il mio. Mi ha incartato così perché non potevo vedere nulla, ha incartato salve il padre. Plot twist assurdo. Buon compleanno, grazie Domenico, porco Dio Domenico. Ci sono rimasti tutti male, grazie. Questo è per Trizia. Aspetta. Adesso il tuo cavallaio regalo e spendere 10 euro di spedizione. Questo è per Rasta. E questo è per Luca. E questo è mio. Io ho visto i vostri ma non sono mio. Sono tutto incartato. Allora, il primo deve essere per forza il tuo perché tu non sei... Sei latta. È una latta. E okay. Forse ho capito che cos'è. Non cambio un cazzo perché no, lui c'ha la sorpresa di... C'ha secondo me... Di tutti. E già iniziamo. Facciamo così. Secondo me poi chiedi. Secondo me è qualcosa inerente... Ai cazzi. Sempre ambito carte. Okay, sì. E forse Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh di apposto! Yu-Gi-Oh! Lo sapevo la dimensione della quella, signori! Lui ha speso un sacco di soldi per fare di merda! Ma questi sono soffetti, non so come stava... 12, 90... No, era tipo... 29. 35, adesso non lo so. Lei è tanto oltre. E niente, ne arriverà un pacco bomba a casa. Ma lui non lo sapeva che noi avevamo un budget di 20. A partire di video, hai fatto. Effetti. È un bastardo, l'aveva già fatti. Boro legona di in faccia. Ah, forse era 20 di spedizione. Ah, madonna. A testa. Vai, bro. Apri, no, io adesso è tornato. No, no, giusto, apri. Sì, ma tagliamo la merda, una cosa avanti, sì. Allora, qui... In teoria... Sì. In teoria, qui... Sbagliato. Ma te sei il massimo, porca mia. Ma chi ti ha dato la patente, scemo di guerra? Basta. Che cazzo usi il coltello per prima sta merda? Basta, no. No. Basta la staffa dell'orecchio. Cos'è l'altra mano? La staffa dell'orecchio. No, vedi? Adesso ti scopro nel buco. Di quale? Grazie. No, mi rappello. In teoria qua ci sono le tre. Dimmi di tre, Giz. In teoria.
Ma Dio, non lo so. Merda. Dio, un sarcofago. Ok. Signori. Devo lanciarmi sul tavolo? Minchia! Scherzavo! Placcata in oro! Questo non devi neanche aprire! Scherzavo! No, devi... È il coso di Willy Wonka di merda! È il biglietto d'oro, l'abbiamo trovato! Oh. 3 su 4! Dentro. 3 su 4, dobbiamo ammazzare qualcuno! Oh, no, non c'è niente sotto? No, non penso. Sono i cavi della bomba. No, sono semplicemente, se non ho capito male, le... Megapunk. Le carte, Mega Man. Sono in pratica le carte Mancante. Incredibili. Mancante. Non so se sono in 3D o cosa, ma sono grosse. Ah, ho capito. Durano tre giorni questi. Avevano fatto più con Charizard, tipo grosso come quella. Eh no, scherzavo, sono delle carte proprio. Vaffanculo, non ho capito niente, signore. Lo meno. Sono delle carte. Meno. Sono un pacchettino di carte. Mega pack, non un pacchettino. Mega fucking pack. La Madonna, non è un pacchetto di carte. Ma quante cazzo sono? Tu e AI uscivano quelle della WWE adesso. Sono tutte magie queste. Scalinate verso il tavolo. Viste due tutte magie, ragazzi. Sono magie. Gizmeca in abba, la saltellante lepre di Hakuto. Comunque incredibile la confezione, qualcosa di sborrevole agli occhi. Vento strega, campanella del freddo. Commedia di Ispia. Commedia di Ispia. Virgulto rosa basale. Ecco, questa inizia già a essere nice. Prima edizione Cavaliere Bianco della Dogmatica. Della Dogana, pensavo. Dogana, controlli. Fantasma in lutto e brivido illuminato dalla luna. Ma vai, è stato mangiauomini iniziatore. Fa il giro che diventa la casa. Se fai pensato per questo giallo. Costruzione Zex. Quello della casa nuova. La Madonna. Problematiche Sunny di Heavy Gemella. Link. Ma è la Sunny dei Mugiwara problematica. Questa è la più bella. È la canzone della ricognition, metà italiano, metà inglese. Miraggio maestoso. Bestia bifolca impavida. Dio, bestia bifolca impavida. Proscenium di spiano. Metà di queste non le conosco, sono troppo nuove. Meglio. Con incrocio sign. Gunkan sushi nave 1. Ma è un sushi davvero? Queste qua sono nuovissime. E qua sono cazzo nuovissimi. Ci sarà una divinità egizia? No. Puoi trovarle, no? No, perché a prima edizione non ci sono, queste qua sono le più recenti e basta. Anche perché vuoi che ti dia in un cofanetto questo qua a prima edizione Slifer o Ra o Obelisco? Sarebbe infattibile. E invece. Ma prima edizione in che senso? Prima edizione quelle che sono uscite all'inizio di Yu-Gi-Oh! In italiano, questo non saranno mai. C'è scritto prima edizione? Sono prima edizione, ma sono nuove, quindi di qualche anno fa. Beh, ristampa. No, allora non sono, no, prima, sono prima edizione queste, però delle recenti. Uno potrebbe pensare da qua che ci siano su carte inerenti alla prima edizione delle divinità egizie. Non è vero, no? È la prima stampa delle nuove carte. È la prima stampa delle nuove carte. Ah. Le prime carte? È la premiera di Co. Esatto. Quando sono uscite le prime? 1999. No, le nuove appunto. Sì, però prima ogni anno escono. Infatti vedi che non so, cioè sono robe varie. È la prima stampa di un'edizione, no? Perché la riempire? Ma sta perdendo! È terribile. È terribile. Adesso abbiamo Drago Volontà Convergenti. Oh, vediamo se c'è qualcuno che conosco. Ma è caduto tutto, non c'è l'acqua. Non è neanche a metà. Non è neanche un quarto. Che merda. Ma è tutto imbricato. Parametal Fosi Azotles. Azotles. Solaravalon Melias. Io tutto questo non l'ho edito. Bush Incandescenza, questo lo conosco. Dragon Matto Tono livello 5, questo bellissimo. È nuovo. Signore, non si vedrà niente quello stesso. Ma neanche io non vedo un cazzo. Zoomerò e si vedrà un pixel. Trappolatrice Vesciculo. Se fossi un bravo youtuber metterei in sovraimpressione ogni carta che cita. Ma te che voglia. Ma che? No. Gunkan Sushi Nave Shari. Questa è bella anche. Ma che cazzo di carte sono? Io che cazzo. Eccola! Di la rinata divinità del cielo. Questo è Slifer, signori, però non è troppo.
La dirompente divinità della rovina. Obelisco. Dio rovina. Aluber il giullare di Dispia. Asterisco di Gubbio. Mi Dispia. Gubbio. Ma sono stranissime le carte. Su quelle... Sulla Madonna. Sono epilettiche. Quelle luccicose incredibili. No, ma intendo proprio il colore dei mostri, della carta mostro. Le hanno scurite, non sì, so, è scurite. Qualcosa di diverso. Qual è nera? Gunkan sushi nave Ikura classico. Perché c'è un set di sushi navi. Che problemi ha? Marchiato nel buon umore. Cioè, vuol dire? Non io. Agakure Mino insetto shinobi. Bello del Mino. Miao click. Pazuzule. Migliore di tutti, una stella, ultimo. Questo è il pendolo minuto. Sono i pendolo minuti. Come la mia dignità. Del mio cazzo. E ora l'ultimo, signore. Non il cantante. Umorismo. Il tuo onore. Il tuo onore, Domenico. Se ne da poco. Non riuscirò mai a rimettere. E credo che è quello dei carte. È quello della sfida. Perché Yu-Gi-Oh! In realtà era rimettere le carte nella busta. E rivenderle in Bangladesh. Sì. Dai. Ecco la carta nera. Bestia albero sacro. Imperiton. Colpo di tuono drago armato. Ok? Ma sono sesso potente con colpo di tuono drago armato. Marchiato in bianco. Meno male che non è in nero. E oh fuck. Regolatore di stelle d'acciaio. Guarda che hanno sbagliato a fare le stampe. Come? Vedi qualche tipo c'è una diga prepotentissima che ha. Tragedia di Spia. È stato il favoloso F Bank. Come? Cos'è? Favoloso? Cazzo, un incubo favoloso. Dan Mari, chiocciola in Instagram. Ma che cazzo è? No, è un youtuber. Migra Brezza. What the fuck? È bellissimo. Pericolo, perturbazione, disordine. È una tavola di Berserk, che cos'è? Ma perché questo è un allerta mio? Scia polvere di stelle. Ma questa è nuova. Ma diciamo, però c'entra con il deck polvere di stelle. Non è vero. Non crederci. Drammaturgo di Dispia. Insomma, la maggior parte sono Dispia. Dispia. Drago armato livello 10 bianco. Ma la Madonna. 3000-2000. La Madonna. Il drago armato era vecchio. Sì, l'ha rifatto. Informatore di Sunny Life, gemella, altra roba della nave. Porto di sushi incredibile della Catania. Magichiave, Mac Mortaio, gare spaccatore. Mac Mortaio. Festival Truppestello. Senso Mac Mortaio. Solar Vite, Seminagione. Magichiave, Drago, Andrabime. Ah, comunque Domenico ha detto che il mio e quello di Fra sono arrivati da Tokyo, quelli di Luca da New York, quello di Marco da Caserta. Mi giuro, ha detto così. Madonna. Cosa arriva da Caserta? La droga, così. Ma lì c'è il più grande spazio di carte collezionabili. Tokyo, Caserta. Come hai fatto? Caserta. Come hai fatto? Ok. Comunque se dentro praticamente con queste tre qua hai fatto un mazzo. Sì. Mazzo del mazzo. È tipo una specie di booster pack tamarro. Cioè, vale solo la siamo Domenico che ci guarda da lassù. Gialla lattina. Perché è molto alto quell'uomo. Gialla lattina. Myself. Però vediamo Domenico cosa mi ha preso. È qualcosa di scomponibile, terribilmente scomponibile, però. Very good. Campanile. Da Tokyo direttamente. Esatto. Ma non so se è, l'ha detto per dire o è davvero. Che sei riprotogrammato da Gesì. Ma speriamo. Il pezzo del tuo dito. E vabbè, qua è il tuo regalo. Cos'è? Ehi. Madonna. Drama CD di Pablo Escobar. Edizione Madonna di Dio Madonna. Come puoi toccare, tocca. Che numero è? È l'ultimo. L'ultimo di giapponese. Wow. Bello da Dio, cazzo. Questa non è una bufala che è arrivata dal Giappone. No. Ringraziamo Domenico che ci prende le cose da Caserta. Che non sta nei 20 euro. Grazie, come no, doveva, infatti. Doveva in... Più di esportazione? Sì, appunto, c'è la Dugana, 100 euro per il drago là che ti blocca la Dugana. È bellissimo. Comunque, non vorrei dire, ma qua fa ridere che c'è scritto...
Non sa leggere. La figura Millennium Puzzle con le divini. Con le versioni originali in pietra delle carte divinità egizie. Perché questa qua è la cosa di terra da appendere. Così. Esatto. Cazzo, bello da Dio. Sì. Ti tocca? Ma c'è dentro un CD? Sì, Drama CD. Cos'è Drama CD? Praticamente ti raccontano pezzi della storia in un CD. Audiolibro, però CD. Sì. In giapponese? Non è il volume? Anche. Anche. Ma dentro c'è anche... Legalmente lo cantiamo. Ah, tu l'hai già... L'hai già capito che nel sottofondo lo spazio in camera. Drama CD. Remix. Grazie Domenico. Questo qua non va mai aperto nella vita. No, infatti, lasciamo questo ha un valore incredibile. Beh, non lo rivendo, raga. No, beh, a parte quello, ma per dire chissà quanto varrà in futuro. Boh, tipo 3 2500. Grazie Domenico. Tu che ci guardi da laggiù, da Caserta. E tu è l'ultimo perché non sai che cosa. Questa c'è la genuina reaction. Ok. Oh. Anche le vostre sono genuine. Io ora direttamente da New York. Secondo me è qualcosa sui Simpson. È qualcosa sul wrestling. Ah, sul wrestling. Sono tutte le carte di prima. Tutti i regali di prima in questo locale. Esatto. Sembra di Simpson. Io lo so già che cos'è. Non me l'ha detto, ma lo immagino. È OJ Simpson. Invece no. OJ Simpson, ragazzi. Il grande Antonello Camporetti. Ecco, lo so trovo. Sì. È per quello che l'ho riconosciuto, l'ho visto qua dietro. Comunque la scatola è arrivata ammaccata a pezzi di merda. No, beh, New York, Napoli, Caserta, che violenza figa. Minchia. Bellissimo. Me lo metto in camera. Lascia le mani rottissime, che dolore. È lì così. Ah, perché c'hai i pulsi opponibili. Gli opponibili si oppongono. Beh, fiamme. Nella tanto me lo tengo così, non lo tiro fuori, lo metto qua sopra così. Letteralmente cosa ha detto Domenico? Ha detto la scatola è un po' ammaccata. Ah, peccato, bastardi, vabbè, tanto Luca penso che lo tirerà fuori. E non gli interessa di tenerlo così. SummerSlam. Tanto sì, non sei uno pazzo fisso collezionista che deve essere perfetta la scatola. L'avrei tirato fuori se non avessi avuto questi che ho paura di perdere. Ah, è vero. Cos'è? Sono una merda quelli. Sì. Cioè l'avevano anche tipo il mio ace. Tiralo fuori e lasci la scatola, la metti a qualche parte. Quei cose. Vabbè, perso. No, perché poi mia mamma butta io tutto. E niente. Anche te? Io. No. 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 Tutto è morto. Letteralmente tutto di wrestling tranne la tazza. Tre quarti sono wrestling. Ti giuro. E oggi sì. Anche questo. Questa me la metto su per il mio battesimo. Sa, ultimo regalo. Mamma mia. Direttamente da Caserta. Parte 2. Ti meriti proprio una carta di verso in cui vieni che sei un po'. Non vuoi aprire in cosa c'è. Uccita. Uccita. Che colore da qualche parte. Ma è. È piccolo. Metapod. Come? Come del bungus, cascone. Questo è bellissimo. Come fa a venire il tecno? Ma va, c'è anche Snorlax obeso. Non ci stava, 100 kg di euro di regalo. Elton. Relax. Da dov'è che veniva questa? Qualcuno. In tedesco upside si chiama Elton. Snorlax si chiama Relaxo. Vabbè, ma ha senso. Non è vero, non ha senso. In francese è Ronflex. Minflex. Greninja in tedesco è Quajutsu. In francese Psycho Quack. Anfinobi. Anfibio Shinobi. Anfinobi. Dragonite è Dracolosse. E Dragoran. Pikachu è l'unico che veramente non hanno avuto voce. Stagione 4 più 2 più 1. Che cosa? Stranger Things. Ma è esagerato i piedi. È altissimo. Bellissimo. Stava meditando e fa... Mi hanno scartato! Questo veniva già? È sempre Tokyo. Cos'è? Aia! Fabbricato, distribuito, per vendere qualsiasi persona. Monster White. Vabbè, perché si vende da Tokyo dietro c'è il nome in tedesco? Non so mai. Anfinobi, lo chiamerò Anfinobi da adesso. Non so mai. Nome francese di Greninja. Anfinobi. Fun fact, odio Greninja, non è vero. Che twist! No, è bello.
Però, fun fact, Greninja ha vinto qualche anno fa della votazione nazionale del Pokémon che piace alla maggior parte delle persone. Quale nazione? Tutto il mondo. Ah, quella internazionale? Sì, internazionale. Ah, okay. Non sapevo parlare prima di un minuto. Caserta. Quella mi piace di più. Relax. Amphinobi si aggiungerà vicino alle biglie dei Digimon e se le metterà nel culo. Questa è la lingua. Napoli, forza Napoli. Niente, non ha registrato gli ultimi 3 minuti, ma era solo la ending, che sarà questa. Grazie Domenico, grazie. Sono fatto benissimo. Sta registrando. Il mio amico Strizio. Non mi fate la cosa. Baciamo le mani così. Il mio amico Tyrant. Grazie Domenico, grazie. Appena torni la prossima volta, il 24 marzo. Il mio amico Deuterio. Dov'era? No. Ah, il mio amico Pocita. Basta. Aspetta. Domenico sei un troione. Oh no, he has a gun! Oh, a knife, sì, la gag era che...